fedelissimi sono i tifosi più caldi, quindi quelli che raccolgono in quegli anni la massa giovanile dei tifosi del Toro. Il movimento Ultras a Vicenza nasce dal 75, dal 74, 75, 76, diciamo così. Nel 76. 69. 75, 76. Nel 74. 76. Nel 74. Nel 1970. Nel 73. E ho capito subito che questo mi piace. Adesso uno ha paura della polizia, ha paura della denuncia, ha paura della diffida. Allora era una cosa, a parte che allora non esistevano neanche le diffide, poi era molto difficile che uno si prendesse una denuncia. Cioè lì arrivavi, ti davi, subivi o davi e poi dopo arrivavano i carabinieri. Cosa è successo? La cosa finiva lì. Ci poteva stare comunque lo scontro con l'altra tifoseria, comunque aggregava anche questo, stare insieme per fare a pacca assieme. C'era il discorso comunque di portare le bandiere, portare i fumogeni, c'erano le pacche ma c'era anche il tifo, cioè ti confrontavi anche sul tifo. E quindi in questa cosa ci trovavamo tutti uniti, perché volevi dimostrare agli altri che eri superiore a loro. C'era più sicuramente meno organizzazione, anche le coreografie. Non c'erano poi, come è venuto dopo, i disegni su carta geometrica. Cioè dopo c'è stata sempre più un'evoluzione a livello grafico migliore, no? Poi ci sono stati i computer, eccetera. Prima era un po' più pane e salame. Prima gli stadi erano pieni perché c'era il calcio che non era un vero sport, era dove la gente aveva la libertà di andarlo a seguire perché era una cosa sana. Oggi il calcio è in mano alle televisioni, a presidenti affaristi e purtroppo è solo business, non è più della gente. Siamo nati così, cioè in pratica l'Ultras dalle piazze alla fine degli anni 70, metà anni 70, si è trasformato da gente di piazza a gente da stadio. Flick